Che fai allora? Una ricetta. Faccio una nuova ricetta e... Perché Benedetta non ha voluto preparare il pranzo. No, se sei offerto volontario, io mi sono tirato indietro. Sarà una ricetta molto healthy anche questa. Sì. E una pasta. Che praticamente prevede un sughetto molto particolare, anzi un non sughetto molto particolare. Come un non sughetto? La ricetta si chiama, questo è proprio il nome della ricetta questa. Scusa ma ti sei scordato di metterci il sugo? Ah, questo è il nome della ricetta. Ti sei scordato, pasta con ti sei scordato di metterci il sugo? Esatto, rigatoni alla scusa ma ti sei scordato di metterci il sugo? Ora vi spiego. Quindi facci capire. Ho pulito tante verdure per fare il soffritto. Carote, sedano, parecchio sedano e cipolla, ok? Perché faccio un soffritto esagerato. Un soffritto esagerato? Sì. E triti tutto col tritatutto qua? Sì. È un bel po' le carote, eh? Un sacco, ma proprio un'esagerazione di soffritto, perché poi vi spiego anche da dove viene il nome, no? Ah, ma questa è una storia lunga, allora. Storia vera. Sì, sì. Ha tritato anche la cipolla. E adesso? Il sedano. Sedano. Il sedano è così, guardate. Vedi, il sedano, non perché è così. Perché è così? Per vecchia. Non me la ricordo. Il sedano è così quando... nasce, poi... poi lo sedano. Poi lo sedano. Ok, sì, l'avevi già detto sta cosa. Un po' di cabaret. Vecchia, un po' vecchia, però funziona sempre. Adesso ci metti un po' d'olio? No, io lo faccio un soffritto senza olio. Però perché? Per motivi di healthy. Se no, se va bene il soffritto con l'olio. Poi l'olio ce lo metto qui. Però non mi scusa, aspetta. Scusa, no, voglio capire la ricetta. Adesso è soffritto, un trito di carota, sedano, ci metto. Ok. Lo pulisco bene questo. E qua abbiamo questo mega soffritto di carote, cipolle e sedano. Ok? Ok. Andiamo avanti. Hai portato tutto sul fuoco? Ho portato tutto sul fuoco, un goccino d'acqua, poi ci metto pure un po' di sale, non mi scordo. Bravo, non mi preoccupare. Bravo. E faccio il soffritto, come si fa sulla base di qualsiasi sugo, uno fa un soffritto, no? Giusto? Va bene. Ok. Ma possiamo far notare le pentole della linea fatta in casa da Benedetta? Stiamo facendo la TV. Come ti ci trovi tu? Come ti ci trovi tu? Bene, io sto usando la wok, devo dire molto... molto buona, guardate che antiaderenza. Sono molto soddisfatta, sì. Abbiamo messo un casino del tempo. Però siamo in via d'arrivo, la settimana prossima. Dovrebbero arrivare nei negozi Casanova dalla prossima settimana. Quando la pasta bolle aggiungo il sale. E qua ce l'hai messo il sale? Metto il sale anche qua, nel nostro soffrittone. Ma allora ti dovrei fare la domanda, ma il suo non ce lo metti? Aspetta, non mi spoilerare. Ah, ok. Vabbè. 50 grammi di rigatoni integrali. Ah, perché noi siamo seri. Esatto, li butto nell'acqua della pasta, li facciamo cuocere. Questi dovrebbero essere 10 minuti. E intanto finiamo col soffritto. Metto il coperchio sulla pasta e poi spengo. Ah, fai anche la cottura. E ho indovinato il coperchio al primo colpo. Indovina un po' perché, chiedimelo. Come hai fatto di indovinare al primo colpo la misura del coperchio? Perché sta scritto qui e sta scritto qui. Che è una caratteristica delle pentole fatte in casa. Vedete che ha inventato Marco. Sì, è vero. Guarda qua. Tac. 24. Ma che bravo. E adesso... spengo, guarda, zero, risparmio energetico. Ma come sei efficiente. Mettimi il timer 10 minuti, please. Ok. Finisci di cuocere la pasta. Sì. Mi racconto com'è nata questo condimento, la storia di questo condimento. Che è, com'è che se me lo ripeti per cortesia? Si chiama, ma che, ti sei scordato di metterci il sugo? Ma proprio così deve essere detto, deve con la pausa? Con la pausa, ma che? Raccontaci. Ti sei scordato di metterci il sugo? Così. Raccontaci perché siamo molto curiosi. Era una famosa cuoca. Italiana? Italiana, che praticamente era anche appassionata del social network. Quindi si mette quindi è una storia attuale questa qua. A preparare, sì, molto moderna, si mette lì a preparare sta pasta e poi dopo mette a fare il soffritto, mette lì a soffriggere le verdure e poi si mette a scrollare TikTok, diciamo 5 minuti, scrolli. E come succede a tutti quando scrollate su TikTok? E ci passi 3 ore, sempre se sei distratta, su TikTok, passa il tempo,
stavo raccontando, quindi lei aveva messo la pasta, aveva messo il soffritto, scrolla TikTok, gli passa il tempo, si accorge, porca miseria, la pasta è cotta, il soffritto c'è, tu sai che faccio? Butto direttamente la pasta nel soffritto e faccio così, vediamo come viene. E ha scoperto che non era male, quindi da un errore dovuto a una distrazione di TikTok ha creato questa pasta che quando la portava a tavola, ai commensali, quando sono bravo, gli dicevano, ma che, te sei scordato di metterci il sugo? Quindi questo ha capito che storia. Adesso vediamo il procedimento, finiamo. Amo? Ci siamo quasi, finisce qua c'è la pasta. La Beh, però una domanda mi è venuta un attimo in mente. Ma non è che te la sei inventata tu sta pasta? No, non mi voglio prendere i meriti. Che no, perché tu sei uno che ti distrai dietro social network, no, che potrebbe succedere. Però devo dire che l'ho già provata. Ricordi il fatto che tu c'hai tutto quel soffritto in congelatore? Che avevo preparato. In congelatore. Sì. Vabbè, mo faccio sta pasta. Ci ha buttato tutto il sacchetto. E ci ho fatto le tagliatelle. Sì. E tu hai detto è buona. Sì. E no, allora io adesso la rifaccio spesso. Però dopo non mi voglio prendere i meriti di questa grande chef che ha fatto, ma che ti sei scordata di mettere il sugo. Notiamo che anche a fuoco spento i rigatoni si sono cotti. Io l'ho già assaggiato. Lo so. Ne manca uno. Ogni rigatone conta. Però scoliamo? Si cuociono lo stesso anche a fuoco spento. Soprattutto con le pentole fatte in casa da Benedetta. Per forza. Da scolo. Ma sei sicuro che ti sei scordato di metterci il sugo? Dopo. Come ti sembra? Beh, tanta verdura e poca pasta, però. Vabbè, io dopo ho modificato la ricetta esagerando col soffritto, c'è un posto profumino di soffritto, però ci andiamo a mettere anche olio d'oliva, adesso a crudo, due giretti. Che piatti grandi che hai preso? Questa è psicodieta, cioè tu prendi il piatto grande, allarghi bene, ti sembra di mangiare chissà quando, in realtà tu stai mangiando 150 grammi di sodo e basta. Comunque, già che ci siamo, per rendere la ricetta un po' più alti, mettiamo sopra i famosi semi. E questo è il tocco che aggiungo io. Ti ricordi i semi questi? Sì, me li ricordo. Eravamo bambini quando li abbiamo comprati, che ci dovevamo mangiare perché fanno bene. Sono rimasti lì per anni e anni ad aspettare di essere utilizzati. Aggiungiamo questi semini. Misti, no? E gli diamo questo tocco stellato, no? Guarda, te li spargo anche sul piatto. E quindi questa pasta è così, guarda che caruccia. E ora facciamo vedere proprio la simulazione di come è nato proprio il nome di questo piatto. Cioè, io lo porto a tavola, no? Sì. Prego, Benedetta. Grazie. Ma che ti sei scordato di metterci il sugo? No, è proprio così. Esatto. È il nome della pasta. Viva l'originalità. Commento sulla pasta come? Discreto. No, è un commento tecnico più, capito, più approfondito. È un delicato equilibrio tra sedano, carote e cipolla. Era azzeccato proprio questo equilibrio, questa. Anche perché c'è solo quello. È buona questa pasta, la scusa, ma. Magari metteteci un po' di peperoncino sopra. Noi ce l'abbiamo aggiunto. Olio crudo. Però sì, va bene. Ci hai pensato tu, va benissimo. Ok. Buon appetito a tutti, ragazzi. Fatela, la pasta, la scusa, ma ti sei dimenticato di mettere il sugo?